A ottobre i telespettatori di Una Vita conosceranno un nuovo personaggio, Huertas López, destinato a portare scompiglio nel matrimonio tra Celia, Inés Aedea, e Felipe Álvarez Hermoso, Marc Pareo. L'attrice che la interpreta è la bellissima Sandra Blasquez. Vero, l'ha intervistata grazie a Miriam Quattrini. Come sei stata accolta sul set dai tuoi colleghi? Benissimo. Fin dal primo giorno ho sentito di essere entrata in una famiglia. Tutti mi hanno trattata come se fossi lì da sempre, mi hanno fatto sentire a casa. Ci presenti il tuo personaggio, Huertas López. È una ex operaia e sindacalista, che fa la domestica di Trini e Ramon. È una donna forte e anticonformista, che crede nel progresso e nell'uguaglianza. 11 Suo punto debole è l'amore. Quando si innamora perde un po' di lucidità. Ero in Italia con pochi soldi. Ti rispecchi in lei, Sandra Blasquez. Sandra Blasquez, attrice di Una Vita come Huertas López. Sì. Anch'io, come Huertas López, sono una persona molto irrequieta e attiva, sono sempre in movimento, pianifico sempre qualcosa. Entrambe, poi, siamo anticonformiste e lavoriamo tanto per migliorare il presente. In che senso? Io, per esempio, dedico tutto il mio tempo libero e le mie energie a un'associazione che sta costruendo una scuola in Kenya. Anzi, vi invito a vedere cosa facciamo su www.somo-idealibre.org. Per questo dico che sono una donna che cerca di migliorare il presente. O almeno ci provo, perché sono convinta che se ciascuno di noi facesse la sua parte, tutto andrebbe meglio. Una Vita a grande successo in Italia, Sandra Blasquez. Tu sei mai stata nel nostro paese? Sì, due volte, e mi piace moltissimo. In particolare ricordo il primo viaggio. Avevo 19 anni. Viaggiavo con Interrail e con un'amica, ho visitato in treno molti luoghi. Nonostante avessimo pochissimi soldi e dormissimo in spiaggia o nelle stazioni ferroviarie, è stato bellissimo. Una grande avventura. Abbiamo incontrato gente meravigliosa. Spero di venire presto a Roma, anche perché adoro la buona cucina italiana, in particolare la pasta e la pizza, ne sono ghiotta. A sentirti sembri una buona forchetta. Come fai a mantenerti così in forma? Amo camminare a lungo, al mattino presto. Quando fa freddo, invece, vado in palestra. C'è un ruolo che non hai ancora interpretato e che ti piacerebbe fare. Devo dire che vengo spesso scelta per dare il volto a personaggi forti, ribelli, che sicuramente mi piacciono. Però, come attrice, vorrei mettermi alla prova anche con altri ruoli, quello per esempio di una donna buona, dolce, mite. C'è qualche desiderio, personale o professionale, che speri si realizzi al più presto? I desideri non si dicono, altrimenti non si realizzano. Com'è il tuo rapporto con i social? All'inizio ero un po' restia a comparire sui social. Poi ho capito che oggi questo tipo di comunicazione fa parte del presente e mi sono adeguata. Articolo a Sandra Blasquez tratto davvero.